si è indotti a pensare che le piante cadano in una specie di letargo. Invece, mentre gli animali, pensiamo all'orso ad esempio, durante il letargo invernale consumano le risorse accumulate, le piante sfruttano il periodo invernale per accumulare attraverso le radici le risorse che serviranno a produrre il fogliame appena il clima lo consente. Ci accorgiamo che le piante sono vive se le osserviamo da vicino. In questo periodo possiamo già notare le gemme che si stanno ingrossando e che si predispongono a sbocciare, segno che la linfa già circola in tutte le parti della pianta. Sono ancora chiuse e ben serrate per proteggersi dal freddo, ma appena la temperatura, specie quella notturna, si alza, si apriranno per formare la nuova vegetazione.